era un po' un mezzo gran premio, uno dei primi, delle prime corse del circuito dei cavalli di 2 anni. È venuto bellissimo, perché sono 8 cavalli di qualità, ce ne sono alcuni più vociferati, tra i tanti quello più vociferato è questo numero 4, Toutefois. Sì, debutta in Italia. Sì, ho visto una sola corsa all'estero, vincendo in 15,6 un miglio. Non avendola vista, mi affido alla carta e alla serietà della ditta che lo presenta, quindi penso si possa tenere come base. Non credo la porti già da casa, perché c'è anche il numero 6 Tantara Rock, che viene da 5 vittorie consecutive, se non sbaglio, che è un poredo che ha dimostrato di avere tanto tamburo. E Tony Joe a livello di motore vale questi sicuramente, ha una carta eccezionale, motore eccezionale, ha dei problemi di passaggi che fino adesso ha compensato col grandissimo motore, vedi Albenga dove sbaglia, recupera e poi vince ancora bene, però questa è una categoria dove probabilmente non si può permettere errori al via. Arco e Corso Netto lo vedo un match tra questi tre. È un bel cavallo importante, ricordiamo che è figlio di Ilaria Jet. E beh, l'ultima, c'è bisogno che giro il foglio, la sappiamo a memoria, sono aspiranti allievi in pista, bella corsa. Sì, è una bella corsa sul doppio chilometro, la prima qua a Torino. Io presento una Parmecca che viene da una vittoria a Bologna, dove la misura non è indicativa perché quello serviva per vincere, quello ho fatto, però ne ha avanzato molto la benzina. In un contesto analogo lui aveva già corso in 2.32 scarso in testa. Il punto di domanda qua è se riuscirò a rimanerci in testa, perché dall'1 al 7 volendo, anche se non credo che Nuendo Riff strapperà partire, sono tutti partitori. E proverò a fare partenza, l'idea è provare a rimanere davanti, logicamente senza spendere la vita, senza rischiare più del dovuto. Però mi faccio una bella chance. Avversari come carta passata, sicuramente Oscar Schindler non può essere escluso. Viene da prestazioni un po' altalenanti. L'ha ripreso Santomorgo direttamente in training, ci ha sempre fatto bene. Bisogna vedere se la corsa in cui tornerà a esplodere o se è ancora una corsa interlocutoria in cui proverà a rimetterlo in sesto. Credo che si possa riassumere in Napar Mech, Oscar Schindler, Innuendo Riff e la classe è tornata alla forma giusta. È una bella qualifica ha fatto una bella qualifica, però un rientro in mezzo ai cavalli per un cavallo complicato come lui di camminata, ambientatore come lui, è sempre da verificare. Benissimo, grazie Luca, hai fatto una disamina perfetta di tutte le corse, però ti voglio chiedere una cosa, Stormont Font, le ultime corse ha denotato problemi caratteriali, abbiamo provato a cambiare la briglia, a prenderlo pochino d'aggressivo, mettendo in compagnia, facendolo aprire un pochino, ha lavorato molto molto bene. È logico che la compagnia è impegnativa, però io se fossi un giocatore, e non lo sono, in qualche momento non la compagnia attacca più.